Se nella nostra regione ci sono autori di cui è facile dare le coordinate geografiche e per altri ci viene chiesto un forte senso dell'immaginario, questo non vale per il padre di Don Camillo e Peppone. Giovannino Oliviero Giuseppe Guareschi, nato a Fontanelle di Roccabianca il 1 maggio del 1908, è vivo. Benvenuti nel mondo piccolo. Il nostro viaggio tra Roccabianca, Diolo di Soragna, Roncole Verdi, Brescello, sulla sponda destra del Po, alla scoperta del grande scrittore, giornalista, sceneggiatore e uomo libero, è come un grande romanzo in cui sentieri, argini, campanili segnano righe e punteggiature. Questo è il mondo piccolo. Strade lunghe e diritte, case pitturate di rosso, di giallo e di blu oltremare. Il carattere di questa terra è nei volti, carichi di semplicità, di ironia, di umanità, gentilezza e rispetto. L'intreccio di vite vissute accanto a Guareschi fa da sfondo alle tante storie e mai come in questi luoghi si ha l'impressione di entrare in una sceneggiatura, di camminare su un palcoscenico che coinvolge due province e più di 100 anni di storia. Ho scarsi ricordi dei miei primi anni, ma sembra davvero che fossi un personaggio molto riservato e mi industriassi a non mettermi in vista. Verso i 6 anni qualcuno si accorse che ero nato e fu una scoperta sgradevole perché l'uomo mi colse mentre svaligiavo un susino del suo orto. Mai come in questo viaggio il turista è coinvolto nell'anima. Impara ad ascoltare, entra ed esce da musei e collezioni con l'impressione di avere scoperto un tesoro, di avere colto un segreto, di essere l'unico ad avere capito. Tu pianti una gamba del compasso nel bel mezzo della piazza, con l'altra tracci un cerchio di 70 o 100 metri di raggio e dentro ci trovi tutto: la chiesa, il cimitero, la scuola, la cooperativa rossa, l'osteria. Nel comune di Roccabianca, nel paese di Fontanelle, attorno alla casa natale vissuta dall'autore fino al 1914, inconfondibile teatro d'ambientazione di tutta la sua opera, si trova anche la chiesa parrocchiale di San Martino, prima ispiratrice della chiesa di Don Camillo, dove Guareschi è stato battezzato e che conserva un curioso museo dei calendari. Sono passati parecchi anni dal giorno in cui abbandonai il mio paese per venire ad abitare in città. Pure il ricordo del luogo dove sono nato mai si cancellerà dalla mia mente. Di fronte al museo Il Mondo Piccolo, costituito in occasione del centenario della nascita di Guareschi, trovate la sede vivace del gruppo Amici di Giovanni Guareschi, fonte di ispirazione per chiunque voglia costruire un proprio itinerario. L'ironia pronta a cogliere l'attimo, rendendo immortale tutto quello che sapeva osservare, dalla gente della sua terra alle vicende politiche e sociali del dopoguerra. Non si contano le lettere di ex deportati salvati dalle sue parole, le migliaia di testimonianze di amici, lettori, tutti oggi raccolti a Roncole Verdi nell'archivio di Carlotta e Alberto Guareschi. La sede del museo dista a meno di 50 metri dalla casa natale di Verdi, ma raccoglie il passato e traccia la strada del futuro degli inediti dell'autore, piano piano catalogati per essere resi di pubblico dominio a chi ha nel cuore il desiderio di ricostruire passi della nostra recente storia. L'argine destro del grande fiume ci riporta ai racconti di Don Camillo e Peppone, che a Brescello trovate in ogni angolo del paese.
Magia della Cinepresa, esattamente di fronte alla collezione ufficiale, è il neonato Museo del Cinema, un omaggio all'eterno palcoscenico di questa cittadina. Ma osservate bene la gente che vi lavora, coloro che incontrate per le strade, e la domanda «Ma dove l'ho visto?» sorge spontanea. Lasciamo per ultimo il piccolo museo di Cesare Bertozzi a Diolo di Soragna, perché è un tuffo al cuore. Quel campanile ristrutturato conserva l'anima di questo viaggio e vi lasciamo alle sue immagini, come per tutto l'itinerario, migliori di tante parole. Il piccolo mondo del mondo piccolo non è qui però, non è in nessun posto. Il paese del mondo piccolo è un puntino nero che si muove insieme ai suoi pepponi e ai suoi smilzi in su e in giù lungo il fiume per quella fettaccia di terra che sta fra il Po e l'Appennino. Ma il clima è questo, il paesaggio è questo. E in un paese come questo basta fermarsi sulla strada e guardare una casa colonica affogata in mezzo al Gran Turco o alla canapa e subito nasce una storia. A Vedres, un'altra volta.